ascoltare la Lectio Magistralis di Parencana, la gioia sta nel fatto che uno sguardo così autorevole da fuori ci permette di essere tutti meno autoreferenziali e come in psicanalisi anche in economia o in politica c'è questo connubio tra autoreferenzialità e poi perifericità oggettiva, no? Guardandoci da fuori probabilmente capiremo meglio qualcosa di noi. Nel dare la parola a Parag e ringraziando l'editore Fazzi che è stato il tramite per ospitarlo a Venezia, perché è Venezia ed è stata l'unica sede che era possibile, diciamo così, insieme a Roma ieri. E il contenuto del libro, per noi che a 5 giorni da referendum ci stiamo interrogando, è di straordinario interesse, perché poi ascolteremo questa miscela che propone di democrazia partecipativa e tecnocrazia è la risposta ottimista a un mondo sempre più connesso. La connettività è un destino, dice nel libro, diciamo, appena precedente Parag. La connettività è un destino che, nel mentre interconnette tutto, rende superflui alcuni poteri centralizzatori. Per organizzare un mondo interconnesso bisogna distribuire compiti, poteri, decentrare, devolverli. Allora, perché è interessante per noi? Perché Antonio la fa un po' facile, nel senso di dire siamo piccoli, siamo coesi, ci liberiamo da Roma per essere più forti nel mondo. Ma questa è la versione, ottimista, non problematica, di una situazione nella quale invece noi vediamo che questo processo di interconnessione generalizzato che sta avvenendo porta anche a molti fenomeni di rigetto e di ricostruzione nella testa della gente di piccole patrie dove come si stava bene una volta, no? Perché c'era lo Stato, le pensioni, il lavoro e così via. Quando il discorso di Parag invece è di come si sta dentro la globalizzazione, come si sta nella competizione globale con questo tipo di reazione. E per esempio in Connettografi lui cita la Turchia come un caso positivo di un paese che era la divisione tra continenti e oggi dovrebbe essere la integrazione tra due continenti. Però vediamo che da un anno a questa parte, da un paio d'anni a questa parte, in Turchia ci sono fenomeni, no, di chiusura e di rigetto culturale della globalizzazione, del mondo globale. Quindi è molto interessante applicare al caso italiano questa accoppiata democrazia partecipativa, tecnocrazia, perché sostanzialmente noi stiamo andando un po' nella direzione opposta se andiamo a vedere il funzionamento del nostro sistema. E in Veneto oggi entrambe le strade sono possibili, cioè noi possiamo perseguire democrazia partecipativa e tecnocrazia oppure andare nella direzione della piccola patria che si chiude. Quindi gli do volentieri la parola per ascoltare con la sua visione dal mondo come questi processi.